Ciao amici di Event Magazine, siamo qua con Giulia Lupetti. Ciao a tutti, ciao Event Magazine, grazie per essere qui con noi oggi, grazie per averci seguito. Sono molto contenta di essere qui, oggi abbiamo avuto il panel al Spazio Incontri del Red Production Bridge insieme a tanti ospiti, tra cui le nostre registe di Catalyst Studio, Siri Lovness, Zoe Paoli, Milena Grovic, Joanne Mitchell e la nostra founder e chairperson Holly Anderson di Go, tra gli altri abbiamo avuto Bella Padilla, una producer, attrice e director delle Filippine che è molto conosciuta dall'interno dello spazio British. E poi abbiamo avuto Laura Di Colli dei Nastri d'Argento, presidente dei giornalisti del cinema, Anna Maria Granatello, abbiamo avuto Amanda Toni con la quale è di Stage 32, con la quale abbiamo lanciato una script competition che sarà poi celebrata durante la Berlinale e anche Sundance. E abbiamo avuto anche Giulia Rosa D'Amico, che è la fondatrice e presidente delle Mueres nel cinema. Diciamo che siamo molto contenti con Catalyst del successo del nostro panel, abbiamo trattato molti argomenti importanti, tra cui l'inclusività e la parità di genere per le donne all'interno del cinema, che è un argomento fondamentale, come è anche stato detto dal Leone d'Oro che ha vinto quest'anno appunto per parlare dell'inclusività delle donne come sceneggiatrici, come attrici, come director, e senza comunque fare alcun tipo di polemica contro gli uomini. Vogliamo che anche gli uomini facciano parte del nostro mondo, vogliamo più inclusività ma con il supporto dei nostri uomini, perché non ci piace essere unici. Siamo delle femministe, ma non nel senso negativo della parola, nel senso di inclusivo della parola. Includiamo entrambi, quindi vogliamo solo vederci un po' più spesso protagonista insieme ai nostri amici uomini. Quindi siamo molto contenti di questo, siamo qui oggi al Teen Event. L'evento di successo, stiamo pensando comunque di lavorare all'interno dello spazio del Cinema Film Festival di Roma, Alice nella città. Ringraziamo Fabio Bettini peraltro, che non è potuta essere con noi oggi, ma assolutamente ci ha mandato un bellissimo video che pubblicheremo sui nostri social. Abbiamo anche intenzione di partecipare al Catania Film Festival, Taormina Film Festival, abbiamo avuto interessanti opzioni. Insomma, noi siamo per l'Italia, io sono italiana e spingo l'Italia sempre e comunque, nonostante vivo all'estero. Abbiamo un paese meraviglioso e vogliamo portarlo avanti, vogliamo ritornare a essere dove eravamo con il cinema e dobbiamo andare anche più avanti. Siamo la nuova America, però in collaborazione con l'America. Quindi, sempre inclusivi da queste parti. Grazie. Grazie.